Bene, Sì. oggi siamo andati a trovare Mario Bagella a Sorso, però a questo punto ci siamo trasferiti a Sennori da Giulio, dell'azienda. Azienda Ruiu. Esatto, perché abbiamo assaggiato anche un sacco di vini che non sono solo di Mario, ma di un'associazione appena nata, e vi chiederei un attimo di raccontarcela, perché è una cosa interessante che magari il mondo ha interesse di conoscere. A noi abbiamo costituito un gruppo proprio da poco, Vignaiuli Nord-Ovest della Sardegna, siamo Vinos, siamo un gruppo di giovani vignaiuli che vogliono raccontare e abbattere soprattutto i classici muriti a secco che da sempre hanno contraddistinto le sottozone più importanti dal punto di vista vitivinicolo del nord-ovest della Sardegna, quindi parliamo della Nurra, del Coros e della Romangia, cercando un po' di cambiare quella che è la visione classica di questo territorio vasto che racconta quasi 3.000 ettari di vigna ad oggi con le sue diverse sfaccettature, e abbiamo deciso di raccontarlo in modo, come dire, unitario. Perché abbiamo fondamentalmente la stessa base ampelografica, la stessa matrice pedologica e soprattutto abbiamo il maestrale che contraddistingue tantissimo questo territorio. Le zone poi, insomma, lascio descrivere un po' a Giulio quello che siamo e dove lavoriamo. Le zone, diciamo, tendenzialmente sono tre, sono delle macroaree che contraddistinguono il territorio del nord-ovest della Sardegna e sono la Nurra, il Coros e la Romangia. E sono tre zone, diciamo, che sono abbastanza simili per certi versi, e sono un po' pianeggianti, un po' collinari. Diciamo, hanno nella loro base ampelografica, danno una bella espressione nei vini che poi vengono fuori, soprattutto a distanza di un po' di tempo, emergono delle caratteristiche che contraddistinguono fondamentalmente queste macroaree. Insomma, un lavoro lungo. Noi abbiamo appena iniziato, però abbiamo dei presupposti, diciamo, per quello che sarà il lavoro del futuro. Ecco. Bene, e vi state presentando già alle fiere insieme, uniti, sette aziende, qua abbiamo assaggiato quasi tutte, almeno un Sì. vino. Come prosegue adesso? Quali sono i... L'obiettivo è sicuramente quello di dare una nuova prospettiva al territorio, ai ragazzi come noi, perché poi noi andiamo dai 30 fino ai 40 anni inoltrati all'interno dell'associazione, però l'idea è veramente quella di dimostrare e di far conoscere e di far capire alle altre persone, agli altri ragazzi che lavorano in questo territorio, che si può continuare a vivere di questo nel nord-ovest della Sardegna, di non abbandonarci a una narrazione ormai ventennale di declino di questo territorio. Si può restare qua, si può far bene qua, in un territorio bellissimo, estremamente vocato alla viticoltura, estremamente complesso poi da un punto di vista socioculturale. E queste, secondo noi, sono, come dire, delle prerogative fondamentali quando si parla di vino. Il vino è cultura, il vino è territorio, e in una zona così ricca e così complessa come la nostra possono venire fuori solo delle belle cose, soprattutto se siamo insieme, siamo coesi. Soprattutto se siamo uniti e siamo coesi. Grazie Perfetto, bravo ragazzi, grazie anche dell'accoglienza. a te. Grazie a te. Ciao.